Nel Consiglio europeo di questi giorni si sancisce una cosa che la Lega dice da sempre in Parlamento europeo, nelle istituzioni nazionali, e cioè che il dialogo con la Turchia è molto difficile. La Turchia è lontana dal concetto di Europa, dal rispetto dei diritti umani, è lontana dal rispetto anche delle altre nazioni europee, come la Grecia. Ho presentato un'interrogazione un anno fa sulle trivellazioni illegittime a largo di Cipro. E devo dire che Borrell, già un anno fa, scriveva nella risposta alla mia interrogazione che la Turchia in questo tempo si è allontanata ulteriormente dall'Europa e che il dialogo con la Turchia è sempre più difficile, se non impossibile. I continui scontri con Macron. Ecco, Macron non è un primo ministro vicino all'idea della Lega, dell'identità e democrazia, però dimostrano ancor più quanto ci siano due civiltà, due concetti diversi di diritti civili, di diritti umani che si scontrano. Oltretutto, Erdogan dal 2009 in poi ha dato una accelerata al mancato rispetto dei diritti umani, comunicato proprio anche all'Europa che alcuni diritti umani e la Convenzione dei diritti umani non sarebbe stata rispettata per ragioni di Stato, per ragioni supreme. Quindi io sono preoccupata, personalmente preoccupata per quello che avverrà nel contesto geopolitico internazionale, per questo irrigidirsi delle posizioni di Erdogan e della Turchia. La Turchia è alle porte dell'Europa, insiste nel Mediterraneo e le smanie espansionistiche di Erdogan, che ricalcano quelle del vecchio impero ottomano, minacciano tutto il Mediterraneo. Quindi, cosa avverrà in questi giorni al Consiglio europeo? Probabilmente soltanto delle parole un po' vuote e delle sanzioni fittizie. Credo che la richiesta di embargo che ha fatto, per esempio, il primo ministro greco e lo stop alle vendite di armi in Turchia dovrebbe essere accettata e approvata da tutti i paesi europei, ma molti paesi europei antepongono l'interesse economico a quello forse anche dei diritti umani. Quello che sta avvenendo in Armenia, quello che sta avvenendo nel Caucaso è grave e chiaramente la Turchia ha le proprie responsabilità. Quindi se il Parlamento europeo, se il Consiglio europeo, se l'Europa tutta vuole ancora una volta ribadire che siamo nettamente dalla parte dei diritti umani, lo deve dimostrare anche con la Turchia, senza anteporre interessi di scambi commerciali o di piccole ragioni di bottega.